fine gara con la storia della pallavolo a Santa Teresa di Riva. Un uomo che mangia pane, pasta forse e pallavolo, Nino Pagano. Che cosa te ne pare di questa squadra quest'anno in Serie B? Dopo tanti anni e tutti i sacrifici sei arrivato in Serie B, puoi dire di aver salvato anche tu la squadra. Sei soddisfatto di questo campionato? Comunque devo dire che veramente mi aspettavo quello che in realtà le ragazze hanno fatto, perché giustamente passare da un campionato a livello regionale come la Serie C, andare in un campionato nazionale è stato un po' pesante per le ragazze, che alla fine a poco si sono praticamente inserite nel nuovo sistema campionato. Sì. Tu che hai visto tanta pallavolo, cioè questa squadra per tanti anni ha inseguito la Serie B e non ci è mai arrivata, adesso l'ha raggiunta e ci è rimasta, secondo te qual è il segreto di questa squadra? Il segreto di questa squadra? Ripeto, tu che ne hai visto da 20 anni di pallavolo, quindi sei un esperto. Sicuramente, penso... Ecco, tu sei un testimone della prima Serie B e la seconda Serie B, giusto? Da 24 anni fa c'eri o no? E adesso ci sei pure. Dico, io certamente ho visto la pallavolo, la vecchia pallavolo, quella praticamente che secondo me era la vera pallavolo, dove praticamente gli arbitri erano fiscali, dove praticamente bastava il semplice tocco maldestro veniva fischiato. Oggi invece gli arbitri lasciano correre. Abbiamo visto oggi per esempio le alzate che erano quasi tutti al limite del regolamento. Comunque sappiamo che tu sei un'anima critica, perché ti metti sempre dietro l'arbitro e poi lo punzecchi in continuazione. E dai un giudizio sul livello arbitrale medio e sull'arbitro di questa sera. Comunque l'arbitro di stasera è il solito arbitro nei campionati, diciamo, a livello nazionale, cioè che fischiano soltanto quando devono fischiare. Pagano, tu sei un uomo diretto, ora noi ti facciamo una domanda: qual è la giocatrice, non fare il politico perché tu non sei un politico, sei un appassionato di pallavolo, la giocatrice che ti piace di più in questa squadra? In questa squadra, la ragazza che praticamente mi sta sorprendendo veramente in positivo è la Saporito. Se dovessi dare praticamente un giudizio, secondo me la Saporito è la ragazza che si dovrebbe confermare. E poi anche la Mucciola è una ragazza molto molto valida, che oggi praticamente non ha reso a massimo, però praticamente è un elemento sulla quale bisogna lavorare alla fine. Grazie Nino Pagano, a De Maiora. Grazie a voi, grazie a voi. Forza Nino Pagano. Oh.